E benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi vi voglio far vedere un'altra recensione, questa volta del mio Jungans Max Bill, che indosso anche in questo momento in cui vi sto parlando. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo un supporto con un like a questo video e iscrivendovi al canale, attivando anche la campanellina, così da ricevere le notifiche ogni volta che realizzerò un nuovo video. Questo Jungans è secondo me uno dei modelli perfetti per avere sul proprio polso un segnatempo elegante e raffinato, il cosiddetto dress watch, senza dover spendere una follia. Infatti io sono riuscito a portarlo a casa attorno ai 650 euro, che dal mio punto di vista per un orologio come questo, che ha un movimento proprietario, ha delle caratteristiche ed una storia che vedremo tra poco estremamente interessanti, è davvero un orologio che non può mancare nella collezione di nessuno. Se amate i quadranti con disegni minimal e lo stile Bauhaus, questo è quello che potrebbe diventare il vostro orologio che meglio potrà soddisfare le vostre esigenze. Ora giriamo la camera per iniziare a vedere un po' di riprese e da vicino il mio Jungans Max Bill e poi torniamo qui nella saletta per qualche considerazione finale e i consueti saluti. La storia di Jungans, che ha avuto inizio nel 1861 nella Foresta Nera, è una storia di estremo fascino che è arrivata fino ai giorni nostri mantenendo intatti valori e principi. L'impresa è stata fondata nel 1861 da Gerhard Jungans e da suo cognato Jacob Zeller Tobler a Schramberg. Spero di aver pronunciato correttamente tutti questi nomi. Questa, tra l'altro, è ancora oggi la sede dell'azienda. Inizialmente specializzata nella sola produzione di componenti di grandi orologi, come involucri di legno, targhe di bronzo e lancette, solo nel 1866 inizia a progettare i primi segnatempi. Nel 1888 Jungans fa registrare il suo marchio e per la prima volta appare la stella a 5 punte con la lettera J. Due anni dopo la stella diventerà a 8 punte e conterrà tutto il nome del brand. Nel 1903 in Jungans lavoravano, pensate, già 3.000 persone ed era infatti la fabbrica di orologi più grande del mondo. Lo sapevate che aveva anche una filiale a Venezia? Ecco perché, in queste reclame dell'epoca, Jungans viene definita come la prima azienda di orologi italiana. Purtroppo la sede che era presente nel Veneto ha smesso di funzionare negli anni 70. Negli anni 30 Jungans inizia a montare dei meccanismi di concezione e produzione propria all'interno di orologi da polso. Sono i famosi calibri J80 e J82. Quest'ultimo utilizzato per gli orologi più raffinati in quanto decorato a Côte de Genève. Nel 1946 sono disponibili i primi cronografi da polso con il calibro J88, cronografo a carica manuale con 19 rubini, sistema ruota a colonna e spirale Breguet. Il look, come potete vedere, è quello di un tipico orologio da pilota. All'inizio degli anni 50, Jungans decide di far creare un orologio da cucina a un artista e sceglie lo scultore, pittore, grafico e architetto svizzero Max Bill, che ha studiato alla Bauhaus a Dessau e che porta così i principi minimalistici della scuola in ogni prodotto disegnato. Il superfluo scompare e resta solo il design minimal che, nel 1961, porterà alla nascita della linea degli orologi da polso Max Bill. La serie di orologi da polso meccanici, che all'epoca Max Bill progettò per Jungans, viene prodotta ancora oggi in modo quasi invariato, come potete vedere dagli orologi che vi sto mostrando e che sono i primi esemplari della collaborazione. Dal quadrante essenziale, con cifre chiaramente arrotondate e appositamente progettate, fino al vetro bombato che sottolinea il fascino storico dell'orologio. Un fascino che, devo dire, comincia dalla scatola. Iniziamo infatti ora recensire il mio Jungans Max Bill Automatic 027 3500. Si presenta con una controscatola bianca che protegge la scatola in similpelle che ha in rilievo il logo Jungans. Al suo interno troviamo il libretto di istruzioni, la garanzia e un panno per ripulire l'orologio.
Facendo una rapida prova al polso potete notare, nonostante i guanti da recensione, che la vestibilità di questo modello è davvero perfetta. Complice le linee pulite e lo stile minimal Bauhaus pensato da Max Bill, diventa l'orologio perfetto da indossare come dress watch in qualsiasi occasione formale. Soprattutto in questa referenza, senza data, la simmetria e l'ordine del quadrante sono, a mio parere, meravigliosi. Non trovate? Lo stile semplice e minimalista è evidente anche nel cinturino di cuoio di vitello molto morbido, con fibbia ad ardiglione. Ecco, apprezzo molto la semplicità di questo stile, che rende l'orologio bellissimo per chiunque, ma la chiusura del bracciale, senza nessuna lavorazione o logo, non mi ha fatto impazzire. All'interno invece il bracciale presenta il logo marchiato, che è piacevole alla vista. Il fondello, con la scritta Design by Max Bill, è senza dubbio piacevole e fa battere il cuore pensare di portare la firma di un designer così famoso ed importante sul proprio segnatempo. Oltre alla firma vengono riportate le caratteristiche principali dell'orologio. Come sempre, se non dress watch, è prevista poca impermeabilità, solo fino a 3 bar. Mi raccomando, quindi, non bagnatelo. Ma chi di voi lo porterebbe in spiaggia per fare un tuffo? Spero nessuno. Il fondello poi è serrato da 4 piccole viti posizionate circa in corrispondenza delle anse. Il quadrante, incastonato in una cassa in acciaio inossidabile, è argentato opaco, mentre la minuteria e le sfere sono ricoperte da massa luminosa che lo rende visibile in modo discreto anche al buio. Questa, devo dirlo, è una piccola chicca che non è facile trovare su un segnatempo elegante come questo. I pochi elementi presenti, ovvero il logo Jungens Automatic e la scritta Made in Germany, sono gli unici elementi presenti, insieme alla scala delle ore e dei minuti. E questo permette una leggibilità straordinaria e semplice in qualsiasi contesto. La corona non ha nessuna lavorazione particolare. E questo aspetto, così come la fibbia di cui vi parlavo poco fa, rappresentano degli elementi dello stile minimal Bauhaus che, a mio parere, andrebbero leggermente rivisti in questo momento. Va bene che less is more, però. Le misure sono quelle del dress watch perfetto, 38 mm per un'altezza di poco più di 10 mm e una distanza da ansa a ansa di 40,3. Ricordo infatti che un orologio elegante non deve superare i 40 mm perché deve essere sottile a tal punto da poter scomparire sotto la manica di una camicia. Questa regola vale ovviamente per la media delle persone. Se avete un polso di 21 cm, qualche millimetro in più di diametro non lo noterà nessuno. Il vetro, in plexiglass duro curvato, viene rivestito per offrire una maggiore resistenza antigraffio e rappresenta anche al tatto una sensazione splendida. Credetemi, forse l'elemento di maggior classe dell'orologio, anche grazie ad una lavorazione e ad un feeling al tatto unici. La leggera distorsione fa inoltre modificare le sfere e anche questo è un tocco unico per questo segnatempo. Il calibro è molto interessante. Jungens è infatti tra le poche aziende che può permettersi la costruzione in-house anche dei movimenti. Questo è un elemento che rappresenta un plus straordinario rispetto ai marchi che sono costretti ad acquistare movimenti ETA o sellita già montati per poterli poi inserire all'interno della propria catena di montaggio. Questo infatti, insieme all'esperienza nella produzione dei componenti degli orologi che abbiamo visto dura da più di 150 anni, rappresenta un elemento importante anche in rapporto al prezzo, che vedremo tra poco. Il meccanismo automatico del mio Jungens Max Bill Automatic è il calibro J801 con una carica di riserva di 38 ore. La base di questo meccanismo è infatti il celeberrimo ETA 28242, del quale riprende anche le alternanze 28800 e i 25 rubini. Arriviamo al prezzo. Questo orologio l'ho portato a casa a 650 euro e per me, nella sua fascia di prezzo e categoria, rappresenta il miglior dress watch sotto la soglia di 1000 euro. Movimenti in house, storia del brand e qualità made in Germany sono infatti degli elementi che sovrastano i piccoli difetti di questo segnatempo, che rimane sempre uguale a se stesso dal 1961. Ora torniamo in saletta per qualche ultima considerazione finale e i consueti saluti. Eccoci, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa recensione sia stata molto utile per voi.
In estrema sintesi, davvero secondo me è l'orologio perfetto, è il dress watch perfetto per chi non vuole spendere più di 1000 euro e vuole davvero avere un orologio, un segnatempo unico sul proprio polso. Unico perché è vero, non è il classico Made in Swiss, ma parliamo di un Made in Germany, ma che ha una qualità costruttiva estremamente elevata. Dall'altro punto di vista ho evidenziato quelli che secondo me sono delle piccole pecche. Davvero parliamo di elementi minimali che potrebbero essere modificati con poche variazioni, senza incidere nemmeno sul prezzo. Io fossi loro inizierei a pensare, visto che questo modello sta avendo un'evoluzione e prossimamente verrà anche presentato con un vetro in zaffiro, quindi impreziosito rispetto al modello che ho deciso di scegliere io, che invece è quello più, diciamo così, storico, che è quello che ha una storia più lunga e più riconosciuta, però ci sono anche altri elementi come il dettaglio della corona e il dettaglio anche del cinturino che vi ho descritto prima durante le riprese. Queste sono piccole cose che secondo me potrebbero alzare di molto il percepito di questo segnatempo che però, lasciatemi dire, è davvero il perfetto dress watch sul polso di qualsiasi persona. È vero, io oggi non indosso esattamente quella che potrebbe essere la Miss adatta per questo orologio, però in un momento come questo dove siamo tutti in casa è bello anche indossare qualcosa che al di fuori delle nostre quattro mura non avremmo fatto. Io vi saluto come sempre. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona giornata.